serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Finalmente after patch per la God Mode, ragazzi, se la vogliamo chiamare così, con la Issy. Quindi vi ricordo che questa God Mode potete farla ovunque e funziona ovunque. Vi farò vedere io alla fine del video come la sfrutterò questa cazzarola di God Mode, ragazzi, perché questa God Mode secondo me va usata nella maniera in cui vi sto facendo vedere, ma non va usata per rompere il cazzo la gente in lobby. Poi fate come volete, ragazzi. Quindi a questo punto unico requisito, dovete possedere la Issy, regà, con la modifica dell'arena in modo che avete i spuntoni. Io consiglio la Future Shock, ragazzi, per fare questo glitch, perché ha la rampa e viene meglio. Comunque sia, l'after patch, regà, sta proprio qua. Dovremo andare a metterci sul cofano, mirare nel lato guidatore e fare la capriola verso sinistra, come vedete adesso, che vi sto velocizzando perché tanto io sono un esaurito e mi sono dimenticato un requisito, ragazzi. Quindi, torniamo indietro. Anche se in realtà andiamo avanti, ma sono dettagli quelli. E andiamo da Ammunition, raga. E dobbiamo indossare il giubbotto antiproiettile, l'ultimo, quello maxi, super pesante, in modo da avere la vita del giubbotto full. Attenzione, lo dovete comprare, dovete indossarlo dal menu interazione. Dal menu interazione potete mettere i snack. Come vedete io ho un pizzico di vita in meno, mo vado e mi mangio due snack in modo che sono full completamente. Quindi a questo punto facciamo come vi stavo spiegando prima. Lo scopo sarà proprio mirare con una pistoletta, quello che volete, verso il lato guidatore. E ho notato che sul marciapiede, raga, viene meglio, non mi chiedete perché. Infatti se vedete, una volta che miro mi fa salire tranquillamente sul cofano. A questo punto dovete fare la capriola verso sinistra. Col giubbotto indossato, raga, vedete che la capriola si bugga e si interrompe a mezzo giro e poi riprende. Ok, ogni volta che vediamo quel bug vuol dire che ci stiamo buggando nella maniera corretta. Quindi possiamo farlo all'infinito e più lo facciamo più la nostra God Mode sarà potente, ragazzi. Vi voglio fare dei paragoni. Se state circa 1-2 minuti riuscite a fare una sopravvivenza di 10-12 ondate. Se state lì 5 minuti ne fate magari 2, capito? Quello sta a voi. Magari ogni sopravvivenza andate e vi fate un minutino a vostra cazzata e così non morrete mai. Se siete in lobby la tenete sempre attiva e non morite mai, anche se non è la miglior cosa, ragazzi, perché secondo me è bello usarlo magari nelle attività, se volete fare le mastermind, che sono quei colpi che bisogna fare, preparazioni e colpi senza morire, e poi Rockstar ci regala un botto di soldi. Quindi, come ben vedete, sono in God Mode. E quindi, sbadabam, io mi sono provato a sparare con la pistola, con l'automizer, con la bomba, con un razzo, e non muoio, ragazzi. E quindi, riuscita. Adesso vi faccio vedere che entrando nella sopravvivenza, ne ho presa una a caso, ragazzi, la prima, io posso comprare le munizioni e sono in God Mode. Mi raccomando, compratevi le munizioni, non vi state a tocchignare i giubbotti perché è buggata quella situazione, mi raccomando. Quindi una volta nell'attività, raga, io ora ve la velocizzo giusto da farvi vedere, se siete titubanti, che sarò in God Mode. Anche se prendo dei colpi, a me la mia vita rimarrà full. Ovvio, vi ricordo, tutto ha un limite, raga. Più vi buggate, più dura la God Mode. Lo fate per un minutino o due e vi fate 10 ondate serenamente, le completate anche da soli, raga. Comunque vedete che sto prendendo colpi come una pentolaccia e non mi succede niente. Quindi, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video, aiutatemi a far crescere questo canale. E se vi è piaciuto il video, lasciate mi piace. Che cazzo, non costa niente, sennò ve lo spezzo quel di tiro. Comunque sia, raga, alla prossima. Bella, raga.